Salvi tra cuccioli, Valtellinesi eroe a Rigopiano, le ricerche continuano. Il prefetto a Trenord, stop ai disagi, da Mussini ad Aquino a piedi nel verde. Conciliazione famiglia-lavoro, la nuova rete di ATS. Scelgo dunque sono, l'economia si fa pop. E poi lo sport, Hevebar Mass, la montagna è filosofia di vita. Queste le notizie di oggi di Telesondrio News. Benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo questa sera parlando ancora del lavoro dei nostri conterranei in Centro Italia. Continua l'impegno dei soccorritori valtellinesi nelle zone del Centro Italia colpite dalle forti calamità naturali. Questo pomeriggio la Fresa di Livigno è riuscita a liberare dalla neve il garage di Seranico che ospitava da giorni 35 persone. Questa sera invece un altro gruppo di 9 ragazzi del piccolo Tibet partirà alla volta di Carmanico Terme e di San Eufemia, due paesini della provincia di Pescara. L'obiettivo sarà liberare una scuola e parte del borgo. Una nuova squadra partirà invece sabato. E ora torniamo a parlare della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano. La neve sembra aver sommerso tutto, ma la speranza rimane anche grazie all'impegno di 3 eroi valtellinesi. Sono valtellinesi, i 3 vigili del fuoco dell'unità cinofila che nella giornata di ieri hanno tratto in salvo i 3 cuccioli di pastore abruzzese dall'hotel Rigopiano, nel comune di Farindola, travolto 6 giorni fa da una gigantesca valanga che lo ha completamente sommerso, spostandolo di diversi metri. I 3 eroi sono Enrico Maranga di Ponte in Valtellina, Antonio Fumagalli, caposquadra del distaccamento di Mese, e Alice Triulzi, volontaria cinofila di Chiavenna. Il ritrovamento dei cagnolini, figli di Nuvola e Lupo, scampati alla tragedia perché scesi a valle nei giorni precedenti, ha riportato un pizzico di speranza a tutti i soccorritori che stanno lavorando ininterrottamente. Ma purtroppo stamane, poco dopo le 9, una brutta notizia. Sono stati trovati i corpi senza vita di 2 donne. Sale così a 14 il numero delle vittime, mentre quello dei dispersi scende a 15. 11 invece i sopravvissuti. Nel frattempo, dopo 5 giorni, sono rientrate le prime squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lombardo. In loro sostituzione, stamane, ne sono partite altrettante, che si sono aggiunte a tutti i soccorritori, coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile, impegnati nelle aree dell'emergenza, in cui non è semplice operare, per via dell'alto rischio valanghe, stimato a 4 su una scala di 5. Un terzo gruppo invece, composto da 5 squadre di tecnici appartenenti alle delegazioni regionali Quinta Bresciana, 19esima Aleariana e nona Speleologica, raggiungerà il centro operativo comunale di Penne domani mattina. Tante le frazioni ancora isolate in oltre 2 metri di neve fresca, anche a notevole distanza dal centro principale, abitate soprattutto da persone anziane, nelle quali risulta molto difficile anche la comunicazione via radio. Ma grazie al supporto di quad cingolate e motoslitte messe a disposizione della Federazione Motociclistica Italiana e al raccordo fra le diverse forze scese in campo, i soccorritori sono riusciti a raggiungere le famiglie bloccate, rifornendole di viveri, carburanti e medicinali, portando a valle chi doveva essere evacuato. Si è purtroppo riattivato l'incendio che nelle scorse settimane non ha dato tregua nelle località sopra Chiavenna. Già attivi i tecnici comunali della comunità montana, i vigili del fuoco e l'elicottero regionale, fa sapere Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna. L'impegno costante dei vigili del fuoco e la debole nevicata di qualche giorno fa non sono stati sufficienti ad estinguere completamente il rogo. Dopo i disagi affrontati dai pendolari nelle scorse settimane, il prefetto Giuseppe Mario Scalia scrive all'amministratore delegato di Trenord e la risposta non si fa certo attendere. Proprio di questi minuti la notizia che la dottoressa Cinzia Farisè, l'amministratore delegato di Trenord, incontrerà domani proprio Giuseppe Mario Scalia. Vediamo i dettagli nel servizio. Nuovo capitolo nelle polemiche che, sin dai primi giorni dell'anno, stanno caratterizzando il 2017 di Trenord. Ad intervenire questa volta è il prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, con una lettera dai toni decisi indirizzata all'amministratore delegato della società ferroviaria, la dottoressa Cinzia Farisè. A scatenare la presa di posizione dell'autorità, i recenti disservizi al trasporto registrati la scorsa settimana, con cui studenti e lavoratori, costretti a viaggiare quotidianamente, hanno dovuto fare i conti.
una situazione critica culminata con la paralisi della circolazione dei convogli avvenuta lunedì scorso a causa di un guasto al sistema di alimentazione elettrica, un'emergenza che, secondo le parole di Scalia, non è stata gestita nella maniera adeguata. Le rendo noto, scrive infatti il prefetto, che da vari articoli di stampa e della televisione locale ho appreso che in quest'ultimo periodo erano stati cancellati 4 treni e solamente 2, con grave ritardo, erano stati sostituiti con il servizio Pullman. Negli articoli si evidenziano i guasti alla stazione centrale di Milano, i quali avevano creato una serie di disagi per i cittadini che devono recarsi giornalmente al lavoro o a scuola e che, nelle ultime settimane, il treno in partenza da Sondrio e diretto a Tirano delle 6.41 del mattino era rimasto fermo sui binari senza attivare alcun servizio sostitutivo con autobus. Diverse mamme hanno fatto sapere che i loro figli sono stati lasciati al freddo. Queste le parole con cui si apre la missiva, nella quale il prefetto non risparmia osservazioni puntuali sulla poco accurata gestione della criticità. Naturalmente, con amarezza, non comprendo per quale motivo, a fronte degli innumerevoli guasti, soppressioni o ritardi nelle corse, come la sua struttura non abbia garantito, in tempi rapidi, un servizio di autobus sostitutivo per assicurare il trasporto pubblico. Le sarei grato, quindi, di voler fornire cortesemente dettagliate notizie su quanto rappresentato e di voler comunicare quali iniziative intenda adottare per la salvaguardia di quei cittadini che ogni giorno usufruiscono del trasporto pubblico ferroviario e che hanno il diritto sacrosanto di non essere oggetto di gravi disagi. Auspico con fermezza che ciò non si ripeta, perché ho molta fiducia nella sua autorevolezza e sensibilità. Questo l'auspicio con cui si conclude la lettera del prefetto. I pendolari che ogni giorno sono costretti ad affrontare disagi di servizi si augurano così che l'intervento dell'autorevole voce possa contribuire concretamente a risolvere una situazione ormai insostenibile. Sono stati individuati dai carabinieri di Chiavenna i ladri che tra il novembre scorso e quest'anno hanno rubato alcuni ciclomotori a Gordona. Ad incastrarli sono stati le telecamere di videosorveglianza comunale. Si tratta di un gruppo di ragazzi, di cui 3 minorenni, ora denunciati per furto aggravato in concorso. I giovani trafugavano moto della stessa marca ai fini di smontarli per poter recuperare i pezzi di ricambio da montare sui propri ciclomotori. In un caso addirittura il furto sarebbe stato perpetrato perché uno dei ragazzi, nei confronti del quale era stato elevato un verbale al codice della strada per aver truccato il proprio mezzo, doveva ripristinare le condizioni originali. Da qui l'idea di rubare un mezzo analogo, dal quale recuperare i pezzi originali da rimontare sul proprio. Novità in casa ATS, che varrà la nuova rete territoriale di conciliazione della montagna. Vediamo i dettagli nel servizio di Elisa Compagnoni. È l'ATS della montagna, la capofila della nuova rete territoriale di conciliazione, che comprenderà i territori delle precedenti reti territoriali di Sondrio e Val Camonica, oltre a quello dell'Alto Lario. Il direttore sociosanitario dell'ATS Fabrizio Rimonta, insieme a Daniela Prandi, direttore dell'area famiglia, Aureo Parolini, direttore del Dipartimento Assi, e Paolo Del Cas, responsabile del coordinamento del terzo settore sociosanitario, ha incontrato alcuni dei soggetti che andranno a comporre la rete. Noi oggi andiamo a ridisegnare le reti di conciliazione a livello di Regione Lombardia, diciamo tra virgolette nell'ambito dei confini delle ATS. Quindi questo, diciamo, per noi è un'esperienza, credo, nuova, innovativa, e certamente sarà portatrice di nuove idee, di nuovi spunti di lavoro da questo punto di vista. Noi sostanzialmente andremo ad aggregare le due reti territoriali della Val Camonica e della Valtellina più un pezzetto, diciamo, della rete territoriale dell'ASL di Como. Un altro tema che affronteremo oggi è quello di condividere quelle che sono le strategie e le priorità del territorio nell'andare a predisporre il documento territoriale di indirizzo. Il documento territoriale di indirizzo è in qualche modo la sintesi di quelli che sono i bisogni del territorio, di quelle che sono le priorità che la rete individua appunto a livello locale, devono essere tradotte in un documento che sarà presentato alla Regione entro il 28 di febbraio, quindi questa è la prima scadenza, come dicevo prima, appunto con una tempistica direi piuttosto breve e che richiederà un lavoro intenso da parte di tutti coloro che sono interessati.
e quindi da questo punto di vista oggi sostanzialmente confrontarci su quelle che sono in qualche modo le azioni, le iniziative che riteniamo più utili e prioritarie per il nostro territorio, partendo ovviamente dalle esperienze che sono state fatte nel periodo precedente, ma andando proprio a individuare quello che saranno appunto le linee strategiche di intervento. La rete territoriale di conciliazione della montagna attingerà risorse regionali pari a 85.000 euro, che potranno aumentare fino a 115.000, che serviranno a finanziare tutte quelle attività che possono conciliare la vita familiare con quella lavorativa. In primis, servizi di mobilità e trasporto per i soggetti fragili e di assistenza per i figli minori appartenenti a famiglie di lavoratori. Tutto questo sarà riportato nel piano territoriale di conciliazione, che dovrà essere presentato alla Regione Lombardia entro il 31 maggio. Cucina amica della salute è lo slogan del progetto che suggella la partnership tra l'unità operativa di nefrologia di ASST Valtellina e Alto Lario e gli istituti professionali alberghieri Crotto Caurga di Chiavenna e Caterina Alberti di Bormio. Un'iniziativa promossa per conciliare il piacere della buona tavola con le esigenze di salute e per promuovere i percorsi di salute fondamentali per la prevenzione e il trattamento delle malattie, in particolare, in questo caso, della malattia renale. Nel corso degli incontri, infatti, i ragazzi si impegneranno nella realizzazione di menù a proteici. L'inaugurazione del sentiero che da Mossini condurrà ad Arquino si avvicina e allora scopriamo insieme i segreti di questo nuovo percorso naturalistico. La bella stagione porterà un gradito regalo ai sondriesi appassionati di vita all'aria aperta. È infatti prevista per la primavera prossima l'inaugurazione del sentiero che collegherà le frazioni di Mossini ed Arquino. Un intervento che ha preso il via nel novembre dello scorso anno, i cui lavori, fermi in questi giorni a causa del gelo, riprenderanno a febbraio per un investimento previsto di 120.000 euro. 2,5 i chilometri del percorso che, riqualificando uno storico sentiero di cui esistono ancora alcuni tratti, offrirà ai cittadini ed escursionisti la possibilità di godersi passeggiate nel verde ammirando panorami suggestivi, come l'incantevole affaccio sulle Cassandre del Mallero. Il tratto di strada ciclopedonale che verrà realizzato, inoltre, rappresenta una valida alternativa in sicurezza al sentiero Rusca. Dal capoluogo sarà facilmente raggiungibile attraverso il percorso già esistente che da Gombaro conduce a Maioni. Un'iniziativa dal notevole valore turistico e naturalistico, come sottolinea Michele Iannotti, assessore ai lavori pubblici del comune di Sondrio. È un intervento che va a valorizzare la parte alta della nostra città, quindi la valorizza, cerca di farla conoscere di più sia ai cittadini di Sondrio, quelli che abitano la parte bassa, ma anche ai turisti, valorizzare la parte alta della nostra città che è ricca di un patrimonio storico, ambientale e culturale sicuramente importante. Ho incontrato alcuni residenti che sono contenti di questo intervento, di questo sentiero di collegamento che va a incrociare altri sentieri che abbiamo realizzato in questi anni nella parte alta della nostra città. Ma per la completa realizzazione del progetto, l'amministrazione comunale chiede aiuto ai bambini residenti a Mossini ed Arquino, che potranno segnalare idee e spunti per scegliere il nome del nuovo sentiero. Buone notizie per le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. La costituzione del presidio Slow Food della Brisaola di Chiavenna si fa sempre più vicino. Decisivo in questo senso è l'incontro che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso il comune di Chiavenna, a cui hanno preso parte tra gli altri l'amministratore comunale e il vicepresidente di Slow Food Lorenzo Berlendis. Crediamo che questo sia un grande obiettivo storico per la nostra città e per l'intera Val Chiavenna, ha commentato il sindaco della città Luca della Bitta. Ci siamo confrontati con Slow Food e abbiamo seriamente avviato questo percorso. Ora lavoreremo sulle condizioni, sui criteri, sulle modalità di produzione per provare a concretizzare questo risultato. Crediamo fortemente di poter arrivare a incoronare la Brisaola regina della nostra città e della valle, che diventi strumento unico di promozione turistica. E ora Luciano Canova ci guida in un viaggio pop all'interno del mondo dell'economia.
come può un saggio di economia citare Douglas Adams? Sin dalla copertina, Scelgo dunque sono, guida galattica per gli irrazionali in economia di Luciano Canova, dichiara la sua dirompente originalità e il suo approccio inedito ad una materia finora considerata decisamente rigida e poco incline ad approcci eclettici. L'autore, docente all'Università di Pavia e alla Scuola Enrico Mattei, si è infatti confrontato con una sfida ambiziosa: sdoganare una nuova visione della materia per coinvolgere anche chi di economia è totalmente digiuno. Un volume nato sul campo, dalla concreta esperienza accademica, come ci conferma Canova. Questo libro in realtà nasce sostanzialmente dal mio corso di economia comportamentale, nel senso che io insegno questa materia da un po' di anni e uno dei problemi atavici di un insegnante è quello di catturare l'attenzione dei suoi studenti, anche perché insomma è un bene molto scarso, per cui è una serie sostanzialmente di appunti. Mi accorgevo che le lezioni avevano anche delle storie che potevano essere raccontate a un pubblico un po' più vasto, per cui è un po' la collezione di queste lezioni. Un testo che conduce per mano il lettore attraverso un universo in cui i concetti apparentemente complessi come causalità, correlazione e euristica si disvelano in tutta la loro linearità. Una vera e propria guida nel panorama dell'economia che, come modello, ha la guida galattica per autostoppisti di Adams, che l'autore sceglie di omaggiare sin dal sottotitolo. Come i libri di Douglas Adams hanno, di fatto sono un viaggio fantascientifico e però un po' scanzonato, questo qui è un viaggio all'interno dell'irrazionalità in ambito economico, cercando un po' di sdoganare il comportamento irrazionale e dandogli una nuova dignità, e poi è anche un po' ironico, quindi sostanzialmente c'è questa dimensione qui. E poi davvero nerd, per me insomma Guida Galattica per autostoppisti è un classico, e quindi volevo rendere omaggio a un bel libro. Attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e dalla cultura pop contemporanea, dal Bradipo Sid dell'era glaciale al tolkieniano Hobbit Frodo, Canova crea un linguaggio universale in cui una pluralità di codici si incontrano per rendere la materia piacevole proprio per tutti. L'idea è che sia un libro che soddisfi il lettore che desidera insomma farsi una cultura un po' generalista, quindi davvero è un libro che può arrivare a tutti, non richiede conoscenze pregresse, e che però possa anche soddisfare chi ha più conoscenze in ambito economico, perché comunque è un libro che ha un suo rigore, cita sempre letteratura scientifica, per cui può soddisfare pubblici diversi. Ora la linea passa alla mia collega Elisa Compagnoni con le notizie dal mondo dello sport. Lo sport. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Serata speciale quella andata in scena a Sondrio con l'alpinista Hervé Barmas, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. La montagna non è solo fatica, ma soprattutto soddisfazione e gioia. E questo è il messaggio che il noto alpinista Hervé Barmas ha fatto trapelare nella serata a lui dedicata dall'associazione GEA di Enrica Piccapietra in una gremita sala vitale di Sondrio. In tantissimi sono accorsi per sentire i racconti dello scalatore valdostano, che fin da piccolo ha coltivato l'amore per la montagna. Nascendo ai piedi del Cervino, comunque che è una montagna bella e importante delle Alpi, è suggestiva, questo aiuta. Insomma, abbiamo montagne a destra, a sinistra, dietro, alle spalle, ma anche sul fondovalle non vediamo pianura, vediamo una montagna che si chiama Tersiva, e così la passione c'era. All'inizio è stato lo sci, poi un grave incidente mi ha portato distante da quello che avrei voluto fosse il mio futuro di campione dello sci pro, e così ho deciso di scalare le montagne. Un altro tipo di dimensione, ma sempre in montagna. Diciamo che la montagna è diventata un po' la mia vita. Un percorso, quello di Barmas, che ha incrociato anche la Valtellina. Beh, la passione per la montagna che mi lega alla Valtellina attraverso degli amici cari che nomino, che sono Gianluca Maspes, Fabio Salini, Giovanni Ongaro, perché con loro in realtà ho iniziato le mie avventure extraeuropee in Pakistan. Dunque, essere poi qua stasera a raccontare le mie avventure a distanza di molti anni, alcune condivise con loro, altre con altri amici, è sicuramente una bella soddisfazione. E dopo numerose ascensioni e nuove vie aperte, l'alpinista ha deciso di imprimere le sue esperienze nel libro La montagna dentro. La montagna dentro è un po' la filosofia della mia vita, è un libro che non è stato facile scrivere, perché comunque non sono uno scrittore, dunque sono stati 6 mesi lontani dalla montagna, 6 mesi
difficili di analisi quasi, però io dico sempre che forse un libro dovrebbero scriverlo tutti, al di là di questo che parla di montagna, di avventure, anche senza pubblicarlo, se uno scrive di se stesso si ricorda di cose del passato e si spoglia, no? Anche degli abiti dell'alpinista. Ora per Hervé Marmas è giunto il momento di scrivere nuove pagine da poter raccontare in futuro. Per il nuovo anno sicuramente un'avventura in Nepal e in Tibet, e così è arrivata ora forse di cimentarsi anche con le grandi montagne, le montagne che sono quelle di 8000 metri, e l'idea però è sempre di farlo con diciamo il mio stile o quello che mi piace di più fare, ovvero cercare il nuovo, aprire nuovi itinerari. Dunque mi piacerebbe salire il mio primo 8000 aprendo una via nuova, esattamente come in realtà facevano chi per la prima volta ha dovuto affrontare queste grandi montagne. Dunque in realtà vado alla ricerca del passato e non tanto del futuro. Ancora enormi soddisfazioni per il Melavì Focus Bike di Battista Pini in questo finale di stagione di ciclocross. Dopo la fantastica sesta posizione di Bruno Marchetti nell'ultima prova di Coppa del Mondo, andata in scena domenica 22 gennaio a Hoogeveen in Olanda, è stata ufficializzata da parte del commissario tecnico della nazionale italiana Fausto Scotti la convocazione di Bruno Marchetti e Francesca Baroni per la partecipazione al campionato mondiale di ciclocross che si terrà a Biarritz in Lussemburgo dal 25 al 30 gennaio. Ed ora invece passiamo alla pallavolo. Domenica vincente per le squadre Auxilium impegnate nei propri campionati provinciali FIPAV. Sia l'Under 16 Mida Impianti sia l'Under 14 Andy Times si sono infatti imposte nei propri match settimanali per 3-7-0, rispettivamente contro CSI Tirano e Unione Sportiva Talamonese. Il bilancio delle partite di sabato invece è stato in chiaroscuro, con la vittoria dell'Under 13 Gamag per 3-7-0 contro la Pallavolo Altavalle ed una sconfitta da parte della prima divisione Impresa Riga Monti, superata dalla Polisportiva Albosaggia per 0-3. E con questo si conclude il nostro notiziario. Vi ricordo che da settimana prossima saremo visibili non più sul canale 692 in alta definizione, bensì sul canale 695. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata!